profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare, di vini del nostro anno, fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università, la bicicletta non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò. Lo spin nella nostro caffè. Perché lo spin? Non spin nella nostalgia, no? Soprattutto chi è fuori casa, lontano dal luogo nativo, o spin il desiderio, la nostalgia di tornare a casa. Quindi quando è fuori di casa, lontano da casa per lavoro o per altri motivi, evidentemente ricorda i luoghi, la famiglia, le radici, le amicizie, eccetera, eccetera. Quindi ci sta bene come titolo. Ed è stato organizzato da questo gruppo forte che è nato e si è sviluppato su Facebook, che si chiama Lamborghini da Sottopuro. Cioè, all'inizio è nato come un gioco, come una goliardia, come un fatto scherzoso. Le persone che si sono iscritte hanno riempito di contenuti, cioè al di là del gioco e del comunicare bello, hanno aggiunto la necessità, la voglia di vedere fotografie dei propri paesi, le tradizioni, informarsi sulle attività del territorio. È diventata, come si dice, una piazza virtuale ma di spessore. E quindi, grazie all'amministrazione comunale, che ha avuto contatto l'assessore Cerchiare e Silvia, hanno avuto direttamente contatto con Gaetano Napoli, che è il creatore e presidente del gruppo, si è stabilito di fare questo incontro, di onorare un po' tutti questi migranti che sono fuori casa. E quindi, perché iniziamo da qui? Iniziamo da qui perché questo è un museo, Museo dell'Arte Olearia, della cultura contadina, è esattamente quella struttura e quel contenitore che bene si armonizza con le finalità della festa e dell'evento, cioè la cultura popolare, la difesa dell'identità, dell'appartenenza, che passa anche attraverso gli oggetti e la cultura materiale. Questo è. Quindi stasera noi avremo questa bella serata che inizia qui e si svilupperà fino all'1 alle 2 di notte, con un filo, logico, che è quello della identità, della cultura locale, della cultura popolare, agricola e marinara, cioè quelle che erano le caratteristiche di Trebisano. Ci è fatto veramente con garbo e con qualità, e di questo noi diamo atto intanto al sindaco e all'assessore, che hanno sposato in toto questo progetto, e al presidente di questo gruppo, e che ha voluto anche coinvolgere quelli che durante l'anno lavoriamo su questo sentiero, diciamo, che è difficile, perché il recupero della memoria e il recupero dei fatti storici non è in una situazione in cui il consumismo avanza, le distrazioni anche avanzano, insomma, è sempre più difficile recuperare il passato, recuperare l'antico, ma insomma, mettendo a rete o mettendo in armonia tutte le testimonianze, tutte le persone che operano in questo, secondo me possiamo salvare tanto. Io devo dire che su questo l'amministrazione comunale ha fatto tanto e sta facendo tanto, insomma, soprattutto per recuperare i luoghi dove rifar ripartire la cultura del territorio. Io mi sono permesso di introdurre in qualità di direttore di questo museo. Io ringrazio i miei cugini, i fratelli Noia, che hanno acquistato questa struttura, che originariamente era della famiglia dell'assessore Cerchiare, e hanno fatto in modo che potesse essere disponibile per i segni dell'appartenenza di Trebisano. Noi ringraziamo e salutiamo anche l'amica carissima Amanda Vito, emigrante pure lei in Argentina, ad Alberti, originaria di San Lorenzo Bellizzi, che sta visitando, dopo tanti anni è tornata nella terra dell'Alto Ionio, l'abbiamo accolta veramente con amore e con affetto, e quindi darà poi un segno della sua riconoscenza al nostro sindaco, e la ufficializzeremo come è giusto che sia. Quindi io ho detto la mia introduzione, passo la parola al presidente. Io semplicemente volevo solo ringraziare il sindaco, che veramente ha sposato questo progetto, anche tutti gli altri collaboratori, Piero De Vita, che è stato forse il primo a darmi una mano sul tutto,
Ringrazio Francesco Castrovillari perché questo ragazzo ha messo una marea di foto antiche sul nostro territorio. È veramente, il nostro gruppo è molto sano perché è una raccolta di tutte le persone che se ne sono andate per Bisaccia. E credo che negli anni che verranno la gente debba ripopolare il nostro territorio un'altra volta. Tutto qua. Io veramente sono molto emozionato a ritrovarmi qua perché mia mamma ne ha portato tanto di quell'olivo qui dentro che da far paura. C'era il suo papà, i suoi zii che, comunque a parte questa, è bellissimo ritrovarsi a Trebisacce e vedere creato questo gruppo che si è creato in un niente nelle via Facebook. Poi ormai internet sta dando tanto. E creare anche questa festa, questa sera a Trebisacce è un evento. Certamente bisogna ringraziare i sindaci e l'assessore che ci hanno messo loro in cui hanno contribuito a far andare avanti a questa festa. Speriamo in bene che tutto proceda come ti comanda e che l'anno prossimo si ripropone. Grazie. Come cerchiamo? Come dire giusto due parole. Non è casuale che questa festa di questa sera inizia proprio da questo museo della civiltà contadina dell'arte olearia. Mi ricordo che ero un bambino, questo stabilimento apparteneva alla mia famiglia, però questo stabilimento serviva anche a socializzare. Mi ricordo che venivano quelli che venivano a portare le olive, che aspettavano, socializzavano, si raccontavano i fatti della vita quotidiana contadina, quindi era un momento anche di ritrovarsi, di scambiarsi le attività quotidiane, le impressioni, cioè era proprio un luogo di incontro. E questo luogo di incontro che oggi è virtuale, noi questa sera lo stiamo riproponendo in questa festa che è nata così, per scherzo, che poi man mano ha acquistato tanto di quel potere e di quella potenza che francamente forse questa sera non riusciamo nemmeno a controllare. Io mi auguro che tutto proceda per il meglio e devo ringraziare qui, lo faccio amichevolmente perché con lui avevamo lo stesso vicinato, quindi l'ho visto crescere perché ho qualche annetto più di lui e lo devo ringraziare insieme a lui tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Grazie. Allora, facciamo una foto con l'amica nostra omaggia il museo con un vassoio. Tutti i vassoi. Sì. E desidera, lo consegna al sindaco simbolicamente perché ci sia poi il passaggio ufficiale al museo. Sì, poi spiego un po'. Prego. Sì, sì. Sì. Viene Francesco, dai, dice che sei nell'organizzazione. No, è lei che lo consegna al sindaco. Okay. Poi il sindaco lo consegna al museo. Va benissimo. Aspettate, sì. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 1950. Va bene la vostra lingua, ma poi devo spiegare un po' cosa è questo. La mia terra, l'Argentina, è una terra vastissima dove tantissimi italiani hanno contribuito allo sviluppo della mia terra. Quindi questo rappresenta un po' quello che è l'Argentina, questa è la bevida tipica dell'Argentina, il mate, e che si beve in Argentina anche in Uruguay. Come questo è un museo del contadino, diciamo, e questa è la bevida tipica di tutti noi, ma tutti noi siamo quasi tutti discendenti degli italiani, 50% dell'Argentina discende da voi, diciamo, come io. Il mio nonno era nato a San Lorenzo di Lisi. Questo il mate è una bevida tipica argentina che si beve con l'erba mate, si convida tra amici, tra colleghi nel lavoro, tutti loro praticamente. Questo qua si mette l'erba, qua si mette il zucchero e questo e basta. È un vassoio. Questo è il tuo cuore. Sì, questo è il mio cuore. Questa è la mia maniera di ringraziare
a tutti gli italiani che tantissimi anni fa sono dovuto lasciare la vostra terra, tra quelli si trovava mio nonno, e che veramente anche devo ringraziare che hanno scelto la mia terra e hanno contribuito allo sviluppo della mia cara e lontana Argentina. Aspetta. Allora, diciamo che Amanda Vito è originaria di San Lorenzo Bellizze ed è qui nella nostra terra, come abbiamo detto prima. Teniamo conto che lei viene da Alberti, è una cittadina dell'Argentina dove i San Lorenzani si sono ritrovati come comunità. Bello. E hanno costruito un intero quartiere e l'hanno chiamato San Lorenzo Bellizze. E come il mio paesino è piccolo veramente, e quasi tutti descendiamo di quelli San Lorenzani. E alcune famiglie San Lorenzano ad Alberti hanno messo in piedi un progetto che si chiama Progetto Ritornare, e che è partito già l'anno scorso, e ci sono una serie di attività comuni tra San Lorenzo Bellizze, paese originario, e San Lorenzo Bellizze, quartiere San Lorenzo Bellizze, il paese dell'emigrazione. Quindi è bello, ecco, fare in modo che questo ponte della memoria e dell'amore e del cuore per il proprio paese debba continuare. Sì, questo è detto solo delle da parte mia personale, da parte di tutta l'amministrazione comunale, è il benvenuto della cittadinanza tutta a questa splendida rassegna, che trova una grande volontà in un ragazzo come Gaetano, col quale ci sentiamo molto spesso su Facebook, che è il mezzo più immediato per dirci tutte le cose che succedono a Trevisacce, e lui mi chiede costantemente quello che accade nella nostra città. Io sono sicuro che attraverso questa sua volontà tutto il mondo, e mi riferisco ai trevisaccesi che sono nel mondo, dall'Argentina, io ho delle cugine, c'ho uno zio, fratello di papà che adesso non c'è più, ma c'ho i cugini lì che vivono a Mar del Plata, in tutto il mondo, in tutti gli angoli del mondo hanno il desiderio di sapere, di conoscere cosa succede a Trevisacce. Dobbiamo dire grazie alle tecnologie, a internet, che ci dà questa possibilità di comunicare in tempo reale e di dire, trasferire tutte le nostre emozioni per quelli che stanno fuori, perché sono sicuro che sono tante le emozioni. I cuori palpitano anche a 10.000 km di distanza tra Trevisacce. Oggi questa rassegna è importante perché ci vede riuniti qua tra Trevisacce. È la mia gioia particolare, primo che da primo cittadino, lo dico da cittadino di Trevisacce, perché io sogno di conquistare alcune cose, come diceva il professor De Vita, un sentiero, diceva molto bene, posso parafrasare un qualcosa anche che non è sentiero luminoso, dobbiamo perseguirlo tutti, e io prenderò tutte le energie possibili per portare questo desiderio si concretizzi nella venuta di Trevisacce. I figli Trevisacce che stanno dando grandi contributo all'estero, voglio che lo dicano per Trevisacce. Trevisacce ha bisogno, noi stiamo facendo il nostro piccolo tanto per accogliere. Nel programma elettorale che noi abbiamo fatto nel 2007 abbiamo messo al primo posto l'accoglienza. L'accoglienza di tanti turisti che vengono qui a vivere nelle nostre strade, anche se per 15 giorni, una sola settimana, il nostro bel Marionio, il Monte Mostarico, la civiltà contadina, la civiltà marinara, come diceva il professor De Vita, infatti io ringrazio, non ho limite nel ringraziare lo suo sforzo che sta facendo attraverso l'associazione L'Albero della Memoria, proprio per riqualificare, recuperare questi valori. Noi con l'Argentina, come il Comune di Mendolare ha fatto, con tutti gli amici, vorremmo fare proprio dei rapporti, ma rapporti proprio culturali col mondo argentino, con i figli di calabresi che sono, ce ne sono tanti e lo vogliamo fare, ce la metteremo tutto perché diventi veramente una forte una motivazione per far vivere, per far credere ai giovani di Trevisacce che noi ce la stiamo facendo sul serio. Due grandi iniziative che abbiamo fatto ieri, una manifestazione fotografica nel polo museale della Fornace, tutte le vecchie foto dei personaggi trevisaccesi, politici, amministratori, persone civili di grande, che hanno dato, imprenditori che hanno dato grande respiro a questa nostra civiltà. Li abbiamo commemorati con una bella splendida, come che io vi invito ad andare a vedere al polo museale della Fornace, delle foto
che possono essere arricchite anche col vostro repertorio fotografico. Quindi se ne vogliamo organizzare un altro sugli argentini, trovatele, perché possiamo fare un argomento, facciamo una mostra fotografica proprio di settore tutti i parenti, gli argentini, e possiamo fare su quello, che è stato fatto a Cosenza con il presidente della provincia, su tutta e questa è un'iniziativa. Gireremo a San Rocco il 16 mattina, ci sarà già una troupe televisiva con l'elicottero per girare un grande cortometraggio che poi servirà al film Rex, sulla storia di Alarico, sul ritrovamento del tesoro, che probabilmente sarà quattro bisacce. La civiltà deve essere recuperata, lo diceva molto bene il professor De Vito, lo diceva, qui siamo nel luogo delle memorie, io devo ringraziare la famiglia Noe e voglio ricordare un pioniere di questo contenitore, Ludovico Noia, al quale io farei un applauso. E lì, nella fotografia, non c'è più. Apparteneva al nonno di Antonio, il mio assessore, quindi una produzione che passa nella civiltà, passa nella storia. Ecco, questo è un rapporto diretto che attraverso lo sforzo e la volontà preciso può avvenire, così per la fornace dove facevano i mattoni, così per il frantoio del paese. Quindi attraverso il recupero di queste memorie, di queste cose, noi possiamo tranquillamente farci avanti e poter competere anche con le più belle località turistiche italiane. Quindi io vi dico grazie perché siete vicini, grazie perché siete a Trebisacce, con voi noi cresceremo, ne sono sicuro, e potremo fare tante, tante meravigliose, non solo i chilometri, perché i chilometri oggi sono accorciati attraverso internet e attraverso tutta la facilità di voli che abbiamo per andare a Argentina. Adesso faremo i sacrifici per avvicinarci anche fisicamente noi verremo in Argentina a salutare tutte quelle belle persone che sono, ricordano con amore, con ansia vorrebbero ricordare nella nostra città. E grazie ancora, per quello che c'è da fare, non mi risparmiate, finché ci sono io, ci sono i miei assessori molto bravi, ci sono questi ottimi collaboratori, Piero De Vide che è veramente, è un vulcano, e di idee e di cose, però che mira soltanto al recupero della tradizione e delle cose. Noi vogliamo tentare questa strada, questo sentiero luminoso, usando la volontà, ma veramente la costanza, ma soprattutto la perseveranza nell'andare e credere in questo progetto che oserei dire meraviglioso. Grazie, grazie e benvenuti a tutti. Stasera ci troveremo in piazza. Va bene. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me, nel 1950.